quando sto su lei è proprio la mia testa. Ma lo sai che c'è una bella moto, stasera voglio uscire con me. Sei come la mia moto, sei proprio come lei. Andiamo a farci un giro, forse che io ci starei. Valentino Rossi! Ciao ragazzi! Qua le barbe, ormai si sprecano le barbe. Barbe a go-go. Sei dimagrito, Vale, no? Ti sembra? Più o meno. Lo sai cos'è? Che è da un pochino che non mi alleno, sono diventato un po' più magro. Cazzo, ma non ne puoi più, di la verità che non ne puoi più. Beh, sì. Come tutti. Palle. Come tutti, dai. Guarda che non tutti i piloti hanno il fisico aerodinamico. E io una volta l'ho osservato e lui è come se... se fosse sbilanciato in avanti. Cioè, è vero o no? Sbaglio? Che è a forza di stare in carena quello. Tu cosa riesci a fare in questa del tuo lavoro? Senti i meccanici, ti fai dei push-up? Noi siamo... Allora, io riesco a essere in un collegamento con la mia squadra, perché comunque, no, naturalmente dopo quando si lavora insieme si diventa tutti amici. E poi cosa faccio? Fortunatamente ho una piccola palestrina qui a casa, quindi riesco un po' a allenarmi. La tua attività fisica è la palestra. La palestrina, no? La palestrina. Cioè, le cose piccole, i pesini così. Dei pesettini. È tutto in miniatura. Diciamo, sono due lavori vostri, diciamo, dove serve molto anche la concentrazione. Esatto. No, io ho un mio amico di Brescia, non voglio far nomi, scrive anche libri così, che ama molto anche, diciamo, il sesso in generale, no? Soprattutto fare del sesso orale. Lui dice sempre questa cosa. Però lui dice che anche in quel momento lì, dove lui è lì nella sua passione, ogni tanto gli dice, ah, del commercialista. Cioè, gli vengono in mente delle robe da fare, no? Ma è uno che fa il panettiere, uno che faceva il panettiere. Faceva il panettiere. Ah, ok. No, però la domanda è, ma tu quando sei lì a 250 all'ora, devi aver fatto anni di meditazione perché non ti venga un pensiero tipo, ah, devo fare sta cosa domani, così. No. Allora, io personalmente ho sempre utilizzato un metodo, nel senso che prima di salire in moto mi accovaccio di fianco alla moto, diciamo, e quello è l'ultimo stacco. In quel momento lì cerco di pensare solo a guidare e quindi non pensare più a tutte le cose della vita normale che ci sono e che ti possono venire in mente anche quando sei sulla moto. Comunque io una volta ero al Mugello, alle prove del Mugello, e col motorino ero andato in fondo al rettilineo dove c'è la staccata, e lì si stacca a 300 all'ora, non so quanto si stacca, lì si arriva a 340, giusto? 340, sì, è uno dei punti più veloci. A 340, io mi ero messo lì, guardavo, e a un certo punto ho visto Valentino fa la staccata e alza un dito così leggermente, vabbè, la frizione. Poi dopo sono andato a trovarlo nei box e sai che mi ha detto? Mi ha detto, oh, ma mi hai visto che ti ho salutato? Giuro, me l'ha detto. Ecco, una volta un benzinaio di Brescia che sono passato, si stava pulendo il naso, mi ha visto e mi ha fatto, ciao Fabio! Così con la macchina, non la tocco. Ma che rapporto hai con i ciclisti? Che dalle tue parti ce ne sono tanti. Lorenzo è un ciclista, si può dire che è un ciclista, Lorenzo. Ah, la strada preferita dai ciclisti qua è la panoramica, dove noi, quando eravamo giovani, andavamo a fare le gare con i motorini, ecco. Quindi c'è stato sempre un rapporto di amore e odio con i ciclisti. Più odio. Ti manca la bici, Lorenzo, in questa situazione? È una bella... un po' sì, perché per me è anche la mia meditazione. Quando vai in bici e ti viene l'idea bella della canzone, hai voglia di tornare a casa a scriverla? Cioè, fermo e la scrivo, la metto nell'iPhone, la detto all'audio. Sì. Il grande spettacolo dopo il Big Bang l'ho scritta in bicicletta. In bicicletta? Bello! Mi ricordo anche il punto, esatto. Che ci passo, che c'è un cartello, e ho detto, cazzo, qui mi è venuto in mente il più grande spettacolo del Big Bang. Sai quella che non fai mai, che mi piace, che io avevo imparato con la mia, io faccio, suono la chitarra come le suore, no? Con i tre accordi, quelli così. Vai e dille che vuoi bene. Ah, dire, luna di città d'agosto. È una delle mie preferite, bellissima. Vedi? Non la fa mai, Fabio, non la fa mai. Infatti, non la fa mai. Vai e dille che sto bene. Ti lasciar perdere. Ti dico una cosa, c'è stato un momento in cui io ero un po' in crisi con la scrittura di canzoni, no? Cioè, ero andato in Ducati, diciamo così. Allora. Esatto. E la Francesca, che è la mia moglie,
mi disse una cosa che mi svoltò dalla crisi. Mi disse, secondo me, e devi pensare di fare un disco che piaccia a Valentino Rossi. Giuro. Mi disse questa cosa qua. Io non so che come cazzo si fa un disco che piace a Valentino Rossi, però ci provo, proverò. e mi servì questa cosa. Io ti visualizzavo. Che album era poi? Era l'album dove c'è Mi fido di te. Quindi ce l'hai fatta, hai fatto un disco che piaceva a me. Cazzo, ma è vero. Ce l'hai fatta. Ce l'ho fatta. Però ho trovato questa foto, guarda Vale. Vara belli. Allora, belli. Tanti anni fa, quando eri venuto allo Spaccanoci. Ecco, ero venuto a trovarti, no? Che anno era? Quanti anni sono passati? Io vado su Wikipedia per sapere le mie cose, lo sai che non le so mai, no? Tu che sei fresco di fidanzamento, diventerai papà dopo sta quarantena, sicuro? Cioè, io non prendi i coglioni, voglio dire anche tu. Tutti vogliono un piccolo Valentino, dai, adesso. Adesso vediamo come fare. Fortunatamente la mia fidanzata è abbastanza giovane, quindi forse ancora un po' di tempo ce l'ho. Ha detto Valentino, vediamo come fare. Diglielo tu, come fare, Bonetti? Io ormai non... Io anche lì vado su Wikipedia. Anche lì vado... Francesca, perché si chiamano tutte e due Francesca, no? Giusto? Anche la tua Vale si chiama Francesca. E lei cucina? Sì, sì, la Francesca cucina, sì, sì. Sei brava, Fra? Franci, dile se sei brava. Brava, sì, però non mi fanno mai cucinare qui, perché la mamma di Vale è bravissima. Perché di solito cucina mia mamma, perché noi abitiamo praticamente mia mamma la nostra vicina di casa. Ah, ok. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao bella, ciao. Ragazzi, io vi ringrazio veramente di questa chiacchiera.